La pandemia ha drasticamente ampliato le disuguaglianze tra il nord e il sud del paese, quanto emerge dal rapporto Svimez 2020. Al sud il secondo lockdown ha ulteriormente aggravato le condizioni di molti lavoratori, specie di chi aveva un impiego irregolare. Sono circa 280.000 i posti di lavoro persi nel mezzogiorno. In particolare l'occupazione femminile persa nel secondo trimestre dell'anno è quasi il doppio di quella creata negli 11 mesi precedenti, mentre l'occupazione giovanile si è ridotta in 6 mesi dell'8%. Il primato negativo del crollo del PIL spetta alla Basilicata con un meno 12,9%. La Puglia invece registra un meno 10,8%.